spesso la dermatite atopica è collegata ad altre infiammazioni all'interno dell'organismo che vengono definite di tipo 2. Ne abbiamo parlato con il professor Costanzo durante la 24esima edizione del Congresso Mondiale di Dermatologia in corso a Milano. Professore, durante questo congresso mondiale, insomma, che teniamo a Milano, quindi ci teniamo anche molto come italiani, e tra l'altro anche lei ha partecipato proprio al portare il congresso in Italia, ad avere il congresso in Italia, si parla anche di patologie atopiche e di infiammazioni di tipo 2. Qual è il collegamento appunto tra la dermatite atopica, queste patologie e altri tipi di infiammazione? La dermatite atopica deriva da un particolare atteggiamento del genoma del paziente. Ci sono pazienti predisposti a sviluppare una risposta immunitaria molto potente che noi definiamo di tipo 2. Di tipo 2 vuol dire che produce particolari citochine che danneggiano la barriera cutanea, e non solo la barriera cutanea, ma anche la barriera dell'epitelio bronchiale e la barriera intestinale, e favoriscono l'ingresso di allergeni e di altre sostanze antigeniche che attivano l'infiammazione. Quindi il collegamento tra le malattie cutanee di tipo 2, come la dermatite atopica, e l'asma o la poliposi nasale è proprio qui, in una risposta esagerata di tipo 2 nella produzione di particolari citochine che danneggiano la barriera e inducono più infiammazione, che ha delle caratteristiche tra virgolette allergiche, anche se non è un'allergia. Quanto è presente questo collegamento? Quanti pazienti realmente vedete che hanno entrambe le manifestazioni o più manifestazioni? Molti pazienti iniziano con la dermatite atopica e poi magari progrediscono all'asma, altri invece iniziano con l'asma da bambini, poi magari risolvono l'asma, ma la dermatite atopica continua. Non ci sono studi molto precisi sull'epidemiologia della combinazione delle diverse forme di malattie di tipo 2, però il collegamento è stretto, si vede, e fortunatamente possiamo colpire alcune di queste citochine che causano la malattia. Esatto, andando proprio a colpire le citochine, tra l'altro lei ha fatto parte di alcuni studi molto importanti su una di queste molecole. Di cosa si tratta e cosa avete ottenuto con questi studi? Beh, è il primo farmaco innovativo, che è stato definito così proprio dall'AIFA, dal Ministero della Salute, che è entrato per una patologia infiammatoria. E la patologia infiammatoria è la dermatite atopica. Il farmaco si chiama Dupilumab, è un anticorpo monoclonale che blocca il recettore della interleuchina 4 e dell'interleuchina 13, blocca quindi la catena comune ai due recettori. In questo modo blocca il segnale infiammazione di tipo atopico sulle cellule bersaglio. L'efficacia di questo farmaco si è rivelata, diciamo, straordinariamente superiore a quanto avevamo prima per il trattamento della dermatite atopica, perché riesce a controllare i sintomi della malattia, che li vediamo sono il prurito e un'infiammazione cutanea che può essere molto molto diffusa, in poche settimane, e il mantenimento è ottimo anche a lungo termine. Ecco, tra l'altro a livello europeo è già stato approvato anche per l'asma e è in corso un'approvazione anche in altri ambiti, appunto, che non siano quello della dermatite atopica. Un suo parere anche sul trattamento di queste altre forme di infiammazione di tipo 2 attraverso questa molecola? Da quello che so, il Dupilumab, cioè il blocco dell'interleuchina 4 e 13, riesce a controllare molto bene l'asma, e tant'è che sta per essere approvato. Controlla bene la poliposi nasale, che è un altro problema molto diffuso, e in futuro ci sono indicazioni che possa avere un ruolo anche nelle allergie alimentari e nell'alopecia, stranamente. Ecco, come mai questo collegamento? Ci sono già dei casi di pazienti trattati per la dermatite atopica ma con alopecia areata. L'alopecia areata anch'essa è causata dal sistema immunitario, e quindi si è visto che in questi pazienti passava la dermatite atopica ma ricrescevano anche i capelli, e so che sono in corso degli studi per approfondire questo tema.